Sette sangue mosche. Dovevamo prendere la via del cristallo. Hai dimenticato che siamo fuori legge? Vuoi alle calcagna tutti i cacciatori di taglie da qui? Alla Sacra Capitale? Inoltre, che male c'è a prendere una scorciatoia nella natura? Va via. Le terre morte avanzano di giorno in giorno. È un miracolo che esista ancora un luogo del genere, incluse le sangue mosche. Presto torneremo in territorio imperiale. Stai bene? Ma è stato meglio. Non l'avrei detto. È davvero un ottimo segugio. Abile nella caccia e coraggioso. È bello rivederti, Torgal. Forza, non vorrei passare la notte nella foresta. È meglio di no. In nome di Grigor, che cosa ci fa così a sud? Cerca cibo. Non ci sono più lupi a nord. È stato tra i primi luoghi di Ciclonia a cedere alla piaga. Poveraccio. Lo inviterei a prendere il tè se non temessi per il cane. Dopo di te. Ah, ti ringrazio. Le rovine sono ovunque, eh? Secondo alcuni, un tempo oscuravano le stelle. Non gli restava che scavare sottoterra. C'è qualcosa da imparare in questo, ma non ora. Dai. Quella è affilata? Prega che lo sia. Vai, bello! Ma dai! Stai indietro! Sei un dominante. È così, già. Non per mia scelta, sai. Un intero regno pieno di giovani robusti. E Ramu sceglie di infestare proprio un vecchietto come me.
Sid. Vuoi aiutare dominanti e portatori. Ma tu che ci guadagni? Che cosa ci guadagno? Ciò che ci guadagniamo tutti. Quello che vogliamo e meritiamo. A parte il nostro talento, dominanti e portatori sono uguali a chiunque altro. Usare la magia o evocare possenti bestie dovrebbe garantirci rispetto, ma ci ha resi degli emarginati. Veniamo usati e scartati come strumenti. Siamo umani. Perché dobbiamo morire in questo modo? Sì, capisco. Quindi stai dicendo che vuoi scatenare una guerra? Ah, mi lusinghi, ragazzo. Ma ormai non sono più una testa calda. No, voglio soltanto offrire una scelta. Un luogo in cui morire alle nostre condizioni. Aspetta. Uno scout reale. È molto lontano da casa. Seguiamolo. Sono da quella parte. Tutti quanti. Lo giuro su Grigor. Eccellente. Procediamo. Io non capisco. Non mi sono dimostrato leale. È vero che il mio signore stima la lealtà più di qualsiasi cosa. Ma non hai esitato un istante a tradire i tuoi connazionali per denaro. Quella donna. Benedict Harmon, comandante dei servizi segreti di Walud. Se riuscissimo a catturarla. Voi! Gettate le armi a terra, imperiali! Togliamoli di mezzo. Meglio delle lucertole giganti. La signora del vento! Vai! Tempini!
dietro di te! Mordi, Tordas! Sai cosa fare, bello? Ci hanno scambiati per imperiali. Beh, insomma, ti sei visto? Anche se combatti come un vero scudo di Rosaria. Uno scudo benedetto dalla Fenice. A tal proposito, mi domandavo... L'altro Aegon del Fuoco conferisce benedizioni? Non mi credi. E così il creatore plasmò dagli elementi 8 Aegon come custodi dell'unica legge. Non che io riponga molta fiducia nella sacra dottrina, ma a quel punto è chiaro. Il fuoco dovrebbe avere un solo guardiano, come tutti gli altri. Quando muore un guardiano, ne nasce un altro. Ma spesso ci vogliono anni. Solo che non mi sembri un bugiardo. Il che ci porta all'unica persona che possa fare chiarezza su questa storia. Ed è Adala Perduta. Ci saranno anche i Waludiani, immagino. Muoviamoci finché c'è luce. E se per caso qualcuno trovasse i corpi? Beh, resteranno sicuramente delusi. E tanti saluti all'arrivo prima del tramonto. Pensavo fosse anche più lontano. Cos'è quella cosa su cui hanno costruito il villaggio? Le rovine, dici? So che qualcuno la chiama aeronave. Anche se dubito che possa ancora volare. Che peccato.
Credi davvero che ci sia un dominante in quel villaggio? Finora il mio scout non mi ha mai deluso. Quindi vediamo di sbrigarci. Forza. Nessun segno dei realisti. O di chiunque altro, in effetti. C'è troppa calma. Anche per quest'ora. Che cosa facciamo? Cerchiamo il mio scout. Tu inizia qui, io faccio il giro largo. Se lo trovo, come ti avverto? Bella domanda. Gridando? Raffinato. Quest'uomo morirà se non lo portiamo da un guaritore. Adesso basta abbaiare, cagnaccio! Ce ne avete messo, eh? Indietro. Tu che diavolo sei? Clive! Temevo non sareste venuti. Sei ancora vivo, Gav. Più o meno. Ho fatto quello che ho potuto per gli abitanti, ma... Pensavo stessi scherzando. È a posto, è con me. Sono tutti? No, ce n'erano altri. Due realisti hanno portato via i portatori prima che arrivaste voi. C'era un dominante tra loro. Può darsi, non ce l'aveva mica scritto in fronte. Indovina un po' dove sta andando. Clive, seguilo. Le notizie dagli scout? No, mia signora. Abbiamo la compagnia del dominante. Tra non molto cattureremo la nostra preda. Molto bene. Gli altri, invece? Al momento i portatori si trovano a Kaer Norvent. Meglio trattenerne alcuni, allora, in caso il dominante ci sfugga. Ho già provveduto. Non verranno viziati. Ve lo assicuro. Signori, un brindisi. Unirete a me? Grazie. Alla nostra signora dei venti e al re! Sì! Gli imperiali bevono questo schifo. Beh, questo finalmente spiegherebbe il loro fiato. Lady Benedicta! Imperiali! E invece di ucciderli, tu li hai condotti dritti qui da noi. Pietà! Guardate un po' chi abbiamo qui. Un portatore imperiale. Bene, mi stavo annoiando. Boh.
Cosa ci rada? Per essere un marchiato, non te la cavi male. Clive! Ma guarda chi arriva in soccorso. Recluti i tuoi uomini tutti in questo modo? Non ricordo tue lamentele, Benedict. Allora, Sidolphus, ricordami, perché hai deciso di tradire il tuo regno? Ti ho fatto una domanda, Lord Comandante. Perché? Perché ne avevo abbastanza di voi e delle vostre buffonate. Eppure eccoti qui a rubare il mio marchiato. Che cosa trami? Perché dovrei dirtelo? Lady Benedicta! Abbiamo catturato il dominante! Mai un attimo di pace. Ed è sparita. Ti ha forse detto dove andava? No. Allora torniamo dalla perduta. Gli abitanti forse sanno qualcosa. Ma non possiamo. Ed è per questo che ho inviato Gav. Quell'uomo ha fiuto per queste cose. Fidati. Allora, non si trattava di portatori. Cercavano un dominante. Sì, esatto. Pensavano che lo stessimo nascondendo. Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi. Oh, senza offesa. Quando nessuno ha parlato, hanno iniziato a radunare chiunque avesse un marchio. E anche chi non ce l'aveva, in realtà. E così vi hanno rinchiusi, sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto. Sarebbe andata diversamente se aveste accettato il mio invito. Ah, non dirlo, dicevamo tutti la stessa cosa. Ma questa è casa nostra, che non vuol dire che non aiuteremo. E a questo io brindo. Venite a sentire la storia di Dion, del principe audace le gesta cantiam. Ben 100 legioni il dragone guidò, e con l'eroico coraggio i nemici scacciò. Spiena montagne se la lancia brandisce, il ciel di cicloni a un suo sangue. Ascolta, Clive. La vendetta non lo riporterà indietro. Per niente. Il suo gran 13 anni fa, un dominante ha ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. E io non ho fatto nulla. Ma ora posso. Posso uccidere quel figlio di puttana e dare pace all'anima di Joshua. Dopodiché, sarà quel che sarà. Il fato
Ti accontenti di esserne schiavo? Sua radiosità vorrebbe farci credere che l'impero è invincibile. Eppure le chiavi di volta dell'impero vacillano sulle spalle di un pugno di codardi e tagliagole. Bahamut potrà anche guidare 100 legioni, ma non è che il giovane principe difende un castello di carte pronto a crollare alla minima brezza. Dimmi una cosa, perché non resisti? In te risiede il potere di uccidere gli dèi. La Fenice stessa è morta tra le tue fiamme. Eppure non combatti, non fuggi. Rifiuti il tuo dono. Forse sei distratto. Ah! Conosci la mia offerta. Unisciti a me e verrai trattato con il rispetto che meritano quelli come noi. Lord Margris, no! Ti lascerò considerare le tue opzioni. Sii gentile con loro. Clive! Sveglia, Gav è qui. Kaer Norvent. Una delle fortezze periferiche dell'impero, che però a quanto pare non basta a tenere fuori i realisti. I portatori catturati sono lì dentro. Ne sono sicuro. Se Benedicta ha l'ordine di restare nell'ombra, non starà viaggiando con molti uomini. Per questo terrà i prigionieri raggruppati nelle vicinanze. Compreso il dominante. Allora ci basta entrare in quella fortezza e scatenare un po' di caos. E che faccio io? Ottima domanda, Gav. Tu resti fuori dal castello e conduci i prigionieri al sicuro. Perdendomi il divertimento, non può farlo lui! Clive non ha il tuo stesso intuito. Finirebbe giù da un burrone prima di trovarli. Su via, Gav. Tu sei il più indicato. Beh, se la metti così, sarà meglio che vada in avascoperta per evitare brutte sorprese. Vedi di non deluderlo. Non lo farò. D'accordo. Andiamo? Non così in fretta. Aspetteremo domani. Ma lui è lì dentro. Se partissimo adesso, arriveremo esattamente all'alba. Potremmo fare colazione insieme alle guardie. Dai, Clive. Si sono appena stabiliti. Ci resteranno ancora per un po'. Avremo solo un'occasione. Non vuoi sprecarla, vero? No.